Siamo all'alba del terzo anno di attuazione dell'Istituto dell'Accesso Civico Generalizzato. Noi di Spazio Etico ne abbiamo parlato tanto, vero Andrea? Beh sì, abbiamo accompagnato la nascita e lo sviluppo di questo nuovo e controverso meccanismo di accesso a dati e documenti della pubblica amministrazione. Hai detto bene, controverso. Durante i nostri corsi di formazione presso le pubbliche amministrazioni abbiamo rilevato alcune difficoltà comuni a quasi tutti gli uffici nella gestione delle istanze di accesso civico generalizzato. Ed è per questo che abbiamo deciso di realizzare una checklist, cioè un elenco di domande giuste al momento giusto, da dare in mano agli uffici che gestiscono le stanze. Ovviamente la checklist non decide al posto degli uffici, ma traccia il processo e lo rende replicabile. Sono 14 passi, cioè 14 domande che devono essere svolte consecutivamente. Beh, a volte bastano solo 4 passi per concludere correttamente la gestione dell'istanza, vero Andrea? Certo. Se l'istanza però ha un impatto su interessi pubblici o privati, come la privacy o gli interessi commerciali dei controinteressati, beh, allora si devono affrontare i famigerati passi 8, 9 e 10. I mitici test. Sì, il test di pregiudizio che valuta la presenza e la concretezza dei pregiudizi agli interessi privati, poi il test di interesse pubblico che valuta la presenza e la concretezza delle opportunità di conoscere, cioè valuta la presenza di un interesse diffuso ulteriore rispetto a quello del richiedente in linea con gli scopi della normativa, e poi infine il calcolo dei rischi e delle opportunità, cioè il controbilanciamento tra gli interessi in competizione. Dunque, usando la checklist nel modo corretto, diventano trasparenti le motivazioni che conducono l'ufficio ad accogliere o negare l'accesso. Esatto. Sai, dopo più di un anno di formazione in presenza, in cui abbiamo messo a punto la checklist fino agli ultimi dettagli, abbiamo deciso di trasferire tutto online all'interno di un corso in modalità e-learning. Nel corso abbiamo trasferito non solo i contenuti tecnici della checklist, ma anche l'approccio spazioetico alla formazione, quindi troverete moltissimi casi ed esempi lungo tutto il percorso formativo. Ma dimmi Andrea, a chi è rivolto questo corso? Beh, direi a tutte le pubbliche amministrazioni, senza limite alcuno, a tutti gli uffici che si sono trovati o si possono trovare in futuro a gestire una istanza di accesso civico generalizzato. Ma perché ora non vediamo una piccola clip? Allora Massimo, dove si può acquistare il corso? Sul mercato elettronico, cioè su MEPA, andandolo a cercare nei prodotti di Spazio Etico Associazione Professionale. Allora, cerco su MEPA la ragione sociale Spazio Etico Associazione Professionale. Poi per cercare il prodotto che si chiama Accesso Civico Generalizzato, la checklist di Spazio Etico per la gestione delle istanze, cosa faccio? Allora, devi cercare i codici SE52, SE53, SE54 e SE55. Il codice SE52 è il corso giusto se hai un massimo di 50 partecipanti. Il codice SE53 è il corso giusto se hai un massimo di 100 partecipanti. Il codice SE54 è il corso giusto se hai un massimo di 200 partecipanti. Il codice SE55 è il corso giusto se hai un massimo di 500 partecipanti. Massimo, sai che MEPA a volte è davvero complicato? Cioè, in alternativa cosa posso fare?
Beh, puoi sempre inviare un'email a info@spazioetico.com e ti accompagneremo noi a trovare la soluzione migliore.